Horatio! Zio, è il momento. Portiamo a termine quello che voi e mio padre iniziaste tanti anni fa. Certo. Forse ora possiamo finalmente dare un senso alla profezia e porre fine a qualunque cosa stia tramando lo spagnolo. Dovremmo iniziare localizzando la cripta. Le pagine del codice ci guideranno. Vediamo. Rodrigo Borgia, alias Lo Spagnolo. Una vera macchia nella storia dell'umanità. Rodrigo lasciò una scia di sangue larga un miglio nel tentativo di unificare l'Italia sotto lo stendardo dei Templari. Chiunque si opponesse a lui finiva fatto a pezzi dentro un sacco o, quando era di buon umore, avvelenato. Una volta incoronato Papa, Rodrigo, o dovremmo dire Alessandro VI, usò la propria influenza per muovere guerra contro qualunque città resistesse ai Templari. E poi ci sono le nefandezze di genere piccante. Le centinaia di cortigiane portate in Vaticano e l'intima relazione fra il Papa e una delle sue tante figlie illegittime, Lucrezia. Ah sì, ho già detto che le uccisioni non si fermavano mai? Per l'intera durata della sua carriera, Rodrigo continuò tranquillamente ad assassinare i nemici, consolidando il potere dei Templari in attesa del momento in cui avrebbero assunto il controllo. Mappa del mondo intero. Però qui ci sono delle terre che non esistono. Pare che invece esistano. Immagino debbano essere ancora scoperte o riscoperte. Com'è possibile? Forse la cripta custodisce la risposta. Riesci a capire dov'è? No, non può essere. La cripta. Sembra che la cripta sia a Roma. Allora lo spagnolo... Ecco perché è diventato papa. Ora capisco. Non ha ottenuto solo l'accesso alla cripta, ma anche al bastone. Quale bastone? Il codice parlava sempre di due chiavi, due frutti dell'Eden, necessari per aprire la cripta. Uno è la mela. E l'altro è il bastone. Lo scettro papale è il secondo frutto dell'Eden. Per anni, no, per decadi, abbiamo cercato queste risposte. E ora finalmente le abbiamo. Ma forse anche lo spagnolo. E se è così, se entrasse nella cripta, ciò che c'è lì dentro è mille volte più potente persino della mela. Devo andare a Roma e trovare la cripta. E voi che cosa farete? Faremo ciò che ci riesce meglio. Creeremo disordine in città, permettendoti di agire indisturbato. Fammi sapere quando sei pronto, nipote.
Roma chiama, Ezio. Fammi sapere quando sei pronto a partire. Dove pensate che venga? Da Napoli? Potrebbe essere... Laggiù, eccolo! Addosso! Ci sarà un ballo in maschera. Eccolo! Prendetelo! Avanzatelo! Credere che non ti divertirò. Colpitelo da dietro! Bisogna sfiancare! Andiamo! Ora! Avanzatelo! Vecchio brutto del capo.
Pazienza, dovrà prendere dei rischi. Prendetelo alle spalle! Aspettate il momento giusto! Devo averlo. Eccolo! Prendiamolo! Chiudete i cancelli! Via, fermate l'intruso! Addosso! Ora! Perciò non. Giratelo, prendetelo alle spalle. Colpitelo da dietro! Farai bene a sparare giù! Eccolo! Non te ne andrai così! Avanti! Perché? Sembra una faccia... Laggiù! Eccolo! È là! Eccolo, laggiù!
Che buffi vestiti. Sarà francese. Là! Là! Ora! No! Bisogna sfiancarlo! Abbiate pazienza, ragazzi! Prendetelo alle spalle! Ora! Attenti, ragazzi! State calmi! Avanti, ora! Nella via di fuga! Come quella notte ad alba, capito? Cercate di prenderlo alle spalle! Aspettiamo il momento giusto. Ora, andiamo! Facciamola finita! Colpitelo da dietro! Ora! Abbiate pazienza, ragazzi! Miseria, voglio restarne fuori! Sbagliato e al momento sbagliato! Pazzi! Devo andarmene di qui! Un altro cadavere durante questo turno. Il diavolo si aggira fra noi. Potrebbe essere... Prego, fuggire di qui! Presto! Presto! Follia! Sono tutti pazzi! Che sia un altro condottiero. Cieli e terre, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum Filium Dei unigenitum, et ex Padre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Genitum non factum consubstantialem patri, perquem omnia pacta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem descendit de celis,
et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Pensavo di aver superato tutto questo. E invece no. Ho atteso troppo a lungo. Perso troppe cose. Requiescasi in pace, bastardo. Non credo proprio. No! Come puoi resistere? Capisco. Grazie di avermi portato la mela. Ora dammela! Vai a farti fottere! Sempre combattivo, come tuo padre. Beh, gioisci pure, ragazzo, perché lo rivedrai molto presto. Tu la darai a me. Come vuoi. Affascinante. Un potere immenso. Ma se credi che ti possa salvare, sei un illuso. Credi di poter continuare così? Non puoi fermarmi! Ti farò a pezzi, assassino! Non puoi fermarmi! Finita, Rodrigo! Smetti di combattere e farò in modo che la tua morte sia rapida. Davvero, Ezio? E tu al posto mio ti daresti per vinto così facilmente? Vediamo di scoprirlo.
questo. Apriti, maledetta! Apriti! È finita, Rodrigo. Niente più trucchi. Niente più antichi manufatti. Niente più armi. Vediamo di che pasta sei fatto, vecchio. E va bene, se è questo che vuoi. Che cos'è che vuoi dalla cripta, Rodrigo? Non sai che cosa hai custodito all'interno? Vuoi dirmi che il grande potente assassino non c'è ancora arrivato? Arrivato a che cosa? Dio! Lì dentro c'è Dio! E ti aspetti che io creda che Dio vive sotto il Vaticano? Un'ubicazione più logica che un regno tra le nuvole, ne convieni? Circondato dai cori degli angeli. Un'immagine deliziosa, certo. Ma la verità è mille volte più interessante. Supponiamo che io ti creda. Che cosa pensi che farà quando aprirai quella porta? Non mi importa. Non voglio approvazione. Voglio il potere. E credi che vi rinuncerà? Qualunque cosa attenda oltre quel muro non potrà resistere al bastone e alla mela. Sono creati apposta. Dio dovrebbe essere onnisciente e onnipotente. E tu credi che due vecchie reliquie possano nuocermi? Tu non sei nulla, ragazzo. La tua immagine dei creatori viene da un vecchio libro. E bada bene, è un libro scritto da uomini. Ma se sei papa, come puoi rinnegare il testo centrale della tua fede? Non ti facevo così ingenuo. Sono diventato papa perché mi dava l'accesso, mi dava il potere. Tu pensi che io creda una singola maledetta parola di quel libro ridicolo? Tutte menzogne, superstizioni, come ogni altro testo religioso scritto negli ultimi 10.000 anni. Non lo sei mai stato. Falla finita, allora. No. Ucciderti non mi ridarà la mia famiglia. Ho finito con te. Nulla è reale. Tutto è lecito. Requiescati in pace. Salute, profeta. È un bene che tu sia giunto. Vediamola, per renderti grazie. Dobbiamo parlare. Chi sei? Ho molti nomi. Quando morì, era Minerva. Prima, Merva e Mera. E così via. E anche gli altri. Giunone, un tempo chiamata Uni. E Giove, un tempo chiamato Tinia. Voi siete gli dèi? No, non dèi. Siamo solo venuti
prima. Anche mentre camminavamo sulla Terra, la tua razza cercava di comprenderci. Eravamo più avanti nel tempo. Le vostre menti non erano pronte. E nemmeno ora. Forse mai. Non importa. Magari non comprenderete noi, ma comprenderete il nostro monito. Dovete. Fatico a comprendere ciò che dici. Le nostre parole non sono rivolte a te. Ma che stai dicendo? Non c'è nessun altro qui. Basta. Non intendo parlare con te, bensì attraverso di te. Tu sei il profeta. La tua parte l'hai fatta. Tu sei il suo tramite, ma ti prego, taci! Lasciaci comunicare. Ascolta. Quando eravamo ancora carne, la nostra casa ancora intera, la tua razza ci tradì. Noi, che vi avevamo creato, che vi avevamo dato la vita. Noi eravamo forti, ma voi eravate tanti. E bramavamo entrambi la guerra. Eravamo così concentrati sulla terra che trascurammo di guardare il cielo. E quando lo facemmo, il mondo bruciò finché non restò altro che cenere. Doveva finire lì e basta. Ma vi avevamo fatti a nostra immagine, fatti per sopravvivere. E così facemmo noi. Eravamo in pochi, sia noi, sia voi. Ci volle sacrificio, forza e compassione. Ma ricostruimmo. E mentre la vita tornava sul mondo, cercammo di assicurarci che questa tragedia non si ripetesse. Ma ora stiamo morendo. E il tempo è contro di noi. La verità si è fatta mito e leggenda. Ciò che creammo viene frainteso. Possano le mie parole preservare il messaggio e ricordare ciò che abbiamo perduto. Ma possano anche portare speranza. Devi trovare gli altri templi, costruiti da chi sapeva rifiutare la guerra. Volevano proteggerci, salvarci dal fuoco. Se li trovi, se la loro opera verrà preservata, lo sarà anche il nostro mondo. Fai in fretta, il tempo stringe. Stai in guardia contro la croce. Saranno molti i tuoi nemici. È finita. Il messaggio è recapitato. Ora lasceremo questo mondo. Tutti noi. Non possiamo fare di più. Il resto è in mano tua, Desmond. Che cosa? Chi è Desmond? Non capisco. Ti prego, aspetta. Mi restano mille domande. Ma che cazzo? Abbiamo meno di 10 minuti. Mi serve l'equipaggiamento! Pronti ad andare prima che... Desmond! Sì, sì. Va bene, Sean. Voglio che tu e Rebecca sgomberiate tutto quello che c'è qui e lo carichiate sul furgone. Tu e io ci occuperemo dei Templari. Cosa? Sono qui? Sapevamo che prima o poi ci avrebbero trovato. Anzi, mi sorprende che ci abbiano messo tanto. Andiamo! Allora, qual è il piano? Ce la battiamo da qui e poi? C'è un'altra casa sicura. Abbiamo compagnia. Il furgone è poco più avanti. Signor Miles,
Che piacevole svolta, del tutto inattesa. Temevo che avrei perso molti altri uomini per trovarvi. Che gentili a risparmiarmi la fatica. Che cosa vuole, Vidic? Che torniate a casa. Ci siete mancati. Abbiamo così tanto lavoro da fare tutti assieme. Non succederà, Warren. Purtroppo continua a deludermi, signorina Stillman. Le ho salvato la vita una volta, se lo ricorda? Ed è così che mi ripaga? Mi ha salvato solo per continuare i suoi esperimenti, distruggendo la vita delle persone. E per cosa? Oh, la solita frusta obiezione. E dire che, se ben ricordo, lei era dalla mia parte. Le sue mani sono sporche del loro sangue, quanto le mie. Devi assolutamente fermarlo. Ci provo. Oh, Doc. Siamo io e lei da soli, a quanto pare. Si goda pure la vittoria, signor Miles, per quanto effimera. Desmond, dobbiamo andare! Ah, eccoti, avanti. Aiuta Lucy a salire. Su, svelto, dobbiamo andare! Avrai la tua vendetta, Desmond. Warren farà la fine che merita. Te lo prometto. Che succede ora? Dove andiamo? C'è un capanno a nord. Là saremo sicuro, almeno per un po'. Devo analizzare i dati della tua sessione per capire cosa succede. E poi? Ecco fatto, ora sei collegato. Ci aspetta un bel viaggio. Ho pensato che nel frattempo volessi dedicarti a Bemi. Bene, ma ho qualche domanda prima. Che cosa diavolo era quella nella cripta? Quello che hai visto conferma i miei timori. I Templari non sono il vero pericolo, proprio per lui. E qual è allora? Il sole? Cosa ci farà? Brucerà la terra? Ne dubito, ma... non so. Ultimamente si è parlato dell'indebolimento del campo magnetico terrestre. Basta un'eruzione violenta per invertire i poli e l'orientamento geomagnetico. Almeno in teoria, ma se accadesse, la terra diventerebbe geologicamente instabile. Molto instabile. Sembrano vaneggiamenti di pseudoscienziati, ma... è certo che una catastrofe avesse colpito gli uomini della prima civilizzazione. E quella donna, come si chiamava, Minerva, giusto? Sembrava convinta che sarebbe accaduto una seconda volta. Cioè, in ogni caso, siamo fottuti. Non saprei. Andiamo avanti coi video. E tu continua a scavare i miei ricordi. Potresti scoprire altro. D'accordo. Sarà bene che inizi.